Ciao! Outfit del giorno, pomeriggio al centro commerciale. Allora, cominciamo con la parte sopra, anche perché quella sotto si vede poco. Allora, sotto c'è una magliettina con le maniche lunghe e con il colletto. E sopra c'è questa, sempre maglia più o meno dello stesso colore, molto lunga, che ha questa scritta Londo, che adesso eccola qua, e con questa ragazza con la bandana e gli occhiali da sole e questi capelli mossi. Sotto ho messo dei leggings molto stretti che hanno questi due bottoncini e questa cenerina piccola. Queste pants e sono della Taji Welly. Questo è praticamente il dietro del pantalone, qui c'è appunto la scritta della marca, che ha queste taschine, e dietro qui è così, insomma, anche qui la sua taschina. Anche qua, invece queste davanti sono taschine finte, cioè sono proprio così per bellezza. E quindi, mentre quelle dietro sono vere. Ecco, come scarpe ho messo questi stivali, questi stivaletti sulla nocciola che hanno questa fascia con questo fiore e le frange, ci sono scamosciati, sono anche carini, fanno un po' country e come smalto ho messo questo della Essence che è un rosa molto chiaro e ho aggiunto questi brillantini a forma di stella che richiamano la maglietta che ho. Lo so, non è perfetto, era la prima volta che applicavo appunto questi brillantini. E devo dire che la colla non attaccava molto e ho fatto parecchi disastri. Ecco, vi faccio vedere. Ecco qua, richiama praticamente queste stelline qua che aveva la bandana. Ecco, lo smalto magari vi dico in una nuvoletta il numero perché non me lo ricordo. Penso forse Fairy qualcosa, Fairy Love forse. Eccomi qua con il viso e che così vediamo anche l'accessorio che è questi orecchini. Vediamo se riesco a zoomarli. Eccoli qua. Sono anche molto lunghi. Hanno questa goccia un po' che riflette, no? Questo colore chiaro, questi ciondolini con il brillantino che scende. Molto carini, che si abbinano sempre sui toni del rosa. E niente, poi come fondotinta ho usato un campioncino del dottor Hauschka, non so come si pronuncia, spero sia così, che appunto è un fluido molto molto... mi sono trovata bene, cioè per niente... cioè si copre però non hai quell'effetto cerone, molto leggera come... Poi ho questo lucida labbra della Maybelline New York, che è quello effetto diamante con tutti i glitterini. Matita per le sopracciglia, gel per le sopracciglia e un po' di blush, quello creamy della Neve Cosmetics. Come accessori ho solo gli orecchini perché non avevo, cioè collana non mi pareva necessari, insomma, visto che comunque ho già questa magliettina che ha i suoi brillantini, la sua insomma ha già il suo disegno, mi pareva un po' che stonasse aggiungere
Accessori. Adesso per uscire metterò il cappottino nero che ho sempre anche nell'altro outfit per il cinema, che lo uso tantissimo e comunque anche dentro il centro commerciale non è, no, scalda, cioè non è come un vero un piumino che è talmente caldo che poi te lo devi anche togliere, invece questo è anche leggero e per il centro commerciale dove è sempre comunque un ambiente caldo, visto che ci sono tante persone, è l'ideale. Come borsa è una borsa nera abbastanza capiente, adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, questa è la borsa che ha questa tracolla un po' in velluto, che ha anche delle, anche qua in velluto, vediamo se riesco, ve la faccio vedere da là, eccola qua, anzi ve la faccio vedere per davanti. Allora questo è il dietro, che è appunto questa cinturina, qui ci sono appunto delle toppe con del velluto, e questo è il davanti che ha due cernierine, e dove sì, potete mettere ad esempio gli occhiali da sole per essere più comode. Poi ho una cerniera unica, però all'interno ha tre scomparti. Eccola qua, molto molto carina. L'ho presa in un negozio dove vendevano scarpe, l'ho presa l'anno scorso, era scontata, credo costasse sui 54 euro, l'ho pagata circa sui 30 euro. C'era uno sconto e quindi ne ho approfittato. Questo è il cappottino, la pashmina rosa, sempre sul rosa ovviamente, la borsa e questo è appunto il look completo per uscire. Ecco, quindi questo era l'outfit. Spero vi sia piaciuto e di avervi dato qualche idea. Vi saluto, un grosso bacio. Al prossimo video. Ciao!